Buongiorno a tutti, siamo sul sentiero della seconda giornata delle camminate gioachimite. Siamo qui vicino al fiume Corace, alla stazione ferroviaria di Cicala. Siamo in provincia di Catanzaro e stiamo raggiungendo l'abbazia di Corazzo, in territorio del comune di Carlopoli. Qui abbiamo i temerari della WISP di Catanzaro che stanno tentando di portare a termine questa 5 giorni di cammino sull'altopiano della Sila in Calabria. Siamo 30 di persone per oggi, faremo circa 18 chilometri con poca salita, ne abbiamo fatta tanta ieri, per cui oggi ci meritiamo un tranquillo circuito percorso sul fiume Corace. Quindi vi salutiamo da Catanzaro, vediamo un attimino se riesco ad intercettare il presidente della WISP di Catanzaro. Chi sta parlando è Riccardo Elia della SD Calabriando, sempre di Catanzaro. Ecco Felice Izzi che farà un saluto a nome del comitato WISP di Catanzaro. Ciao a tutti, un saluto da tutti quanti noi, da tutto il comitato WISP di Catanzaro. Stiamo tutti insieme, stiamo camminando, una bellissima esperienza, come ogni anno, questa ormai è la quarta edizione, e quando arriveremo più in là avanti sicuramente poi faremo qualche altro collegamento per dirvi a che punto siamo, ma noi passo dopo passo in questa meravigliosa natura della montagna calabrese andiamo avanti. Quindi un saluto a tutti e ci sentiamo presto. Bene, vi salutiamo. Nel frattempo sta arrivando il treno delle Ferrovie della Calabria. Siamo in contemporanea con l'arrivo di questo trenino che percorre gran parte dell'altopiano silano. E noi non prenderemo questo trenino, proseguiremo nel nostro cammino. Ieri purtroppo non abbiamo potuto fare la diretta perché il percorso era fuori campo, per cui abbiamo dovuto rinunciare al collegamento. Ci ripromettiamo di farlo domani mattina, così vi daremo ulteriori notizie. Grazie a tutti e tanti saluti qui dalla Sila Catanzarese.